Questi sono interventi tanto attesi dai riminesi ma anche da chi visita la nostra città perché consentiranno di fluidificare finalmente i flussi sulla statale 16 e quindi eliminare i semafori che ancora ci sono su quell'asse viario, ma oltre a questo, fatemelo dire, consentirà anche di abbattere un muro che adesso purtroppo c'è per chi viene a piedi o in bicicletta da monte della statale 16 e deve raggiungere il mare. Perché insieme alle due rotonde, appunto alla Montescudo Coriano e a quella tra la statale 72, la strada per San Marino, e la statale 16, saranno realizzate anche tutta una serie di sottopassi ciclopedonali che consentiranno di potersi spostare comodamente e in sicurezza a piedi e in bicicletta dal monte della statale verso il mare. È una modalità appunto di ricucitura non solamente strutturale ma urbana. Ci vuole un po' di pazienza, ma è il primo passo della conclusione di buchi della statale che hanno spesso diviso questa città e che permettono di connettere in tempi veloci la parte nord con la parte sud della provincia. Le opere in sé non sono particolarmente complesse, è chiaro che la complessità vera è il fatto di interessare un nodo, un'asta viaria molto importante per la strada di Rimini e per la provincia, e quindi sono i flussi di traffico che in un qualche modo ci portano a renderlo un pochino articolato. Le opere in sé, insomma, diciamo, sono ordinarie.